Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Lo scorso autunno, ottobre, novembre, ma anche dicembre, in tanti avete preso parte ad una maratona, così come ho fatto anch'io del resto. Purtroppo non a tutti è andata benissimo e qualcuno di voi poi mi ha scritto in privato raccontandomi della sua esperienza, in certi casi non esattamente esaltante dal primo al 42esimo chilometro. Certo, anche se a fatica l'avete portata a casa praticamente tutti e sono molto felice ed orgoglioso di questo. Tuttavia ci sono stati dei casi in cui qualcuno è andato a sbattere contro il famigerato muro della maratona. C'è a chi è accaduto al 26esimo chilometro, chi al 30esimo, ad altri al 35esimo, ma la sostanza non cambia poi molto. E insieme e d'accordo con chi me l'ha domandato, ho dato un'occhiata alle attività su Strava o su Garmin per capire cosa possa esser potuto andar storto. Anche se non sono un coach, in tanti casi mi è balzato all'occhio un errore o anche due abbastanza evidenti nella stragrande maggioranza delle situazioni. Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. Spieghiamo prima di cosa si tratti, che cosa sia questo muro. Per quei pochi che non lo sapessero, con il termine muro si parla di un calo improvviso delle prestazioni del runner appunto durante la maratona, che di solito avviene a cavallo del 30esimo-35esimo chilometro. Di solito la colpa viene data all'esaurimento delle scorte di glicogeno nel fisico, vera e propria benzina per chi deve correre a lungo. Ma è chiaro che questo consumo di glicogeno ha delle cause che l'hanno scatenato. Io dico sempre che il muro in maratona non esista. Ci sono solo runner che non si sono preparati nel modo giusto o che hanno commesso errori. Errori che ho fatto anch'io in passato, Quindi so benissimo di cosa sto parlando e non sto affatto giudicando nessuno, perché io sono il primo ad aver fatto una marea di cazzate in precedenza e chissà quante ne farò in futuro. Vi dirò una cosa, non fare errori è di per sé un errore, perché da essi si può imparare moltissimo. Del resto, come dice Dale Carnegie in un suo libro, le persone di successo traggono profitto dai loro errori e trovano nuovi modi di agire. Questa puntata nasce non certo per mettere il dito nella piaga e rigirarlo, ma perché qualcuno di voi in primis mi ha chiesto un'opinione. E poi penso che sia giusto, successivamente ad una gara, analizzare come sia andata, nel bene ma anche e soprattutto nel male, così da capire cosa ha funzionato per mantenerlo in ottica futura e cosa non è andato per il verso giusto, ed in questo caso evitare di scivolare sulla stessa buccia di banana nella prossima competizione. E quindi, sollecitato da alcuni messaggi, ho guardato con spirito critico le vostre maratone, ovviamente consapevole di non essere un allenatore e quindi non per forza la persona più adatta a questa particolare attività. Ho osservato i dati che avevo a disposizione della gara e pure quelli delle settimane e dei mesi precedenti, perché la gara in sé è il frutto di quanto seminato in precedenza e l'analisi non deve per forza limitarsi all'osservazione dei 42 km e 195 metri fatti. E così, in questo episodio, nel mentre che vi racconterò quel paio di errori super comuni che, secondo me, hanno portato al patatrack, vi darò anche di conseguenza la soluzione al problema del muro. Piccole premesse. So benissimo che non si può fare di tutta l'erba un fascio e che ogni situazione ha sfumature differenti. E che voi, sentendo i miei commenti, direte «Ma io non ho fatto così, ci sta ragazzi». Ma oggi sto facendo un episodio generico sugli errori più comuni che ho riscontrato di recente. Non sto analizzando ogni singolo percorso di preparazione ed ogni singola maratona. Insomma, in soldoni, ho notato due grosse problematiche che poi sono anche collegate tra loro. La prima è stata la penuria di lunghissimi e di chilometri settimanali, il volume settimanale. Chi di voi ha rallentato bruscamente durante la maratona quasi sempre aveva fatto pochi lunghissimi o quando li aveva fatti quasi sempre troppo brevi
con pochi chilometri nelle uscite più toste. Fare 30-32 km al massimo forse potrebbe essere stato troppo poco, soprattutto se quando siete arrivati a fare questi allenamenti non eravate proprio con le gambe super stanche dai giorni precedenti, ma anzi, magari avete pensato, ecco, corro domenica, al sabato non faccio nulla per essere super pronto. E infatti stessa cosa dicasi per il chilometraggio settimanale. In molti casi, secondo me, non sufficiente, o meglio, non sufficiente per arrivare a determinate prestazioni cronometriche. Inoltre va detto che spesso il ritmo alla quale erano stati corsi questi allenamenti, specialmente i lunghissimi, era molto più lento del passo ottenuto poi in gara prima di scoppiare. Il che significa o che gli allenamenti sono stati fatti andando troppo piano, o che il ritmo gara scelto è stato eccessivo per le proprie possibilità. E tenderei a propendere maggiormente per questa seconda ipotesi. Anche perché, e qui veniamo al secondo errore collegato al primo, il ritmo al chilometro tenuto in gara è stato probabilmente eccessivo nella prima fase. Me ne sono accorto anche guardando la frequenza cardiaca media registrata. È vero che mi avete detto che non in tutti i casi era stata monitorata con la fascia cardio, ma comunque è un'indicazione da tenere presente. E nella quasi totalità delle situazioni, già dal secondo chilometro, chi ha poi avuto un crollo verticale delle prestazioni verso il trentesimo, correva ampiamente fuori dalla propria soglia anaerobica. Andando a questo ritmo è normale che poi si finisca per finire la benzina prima del previsto. E quindi come evitare di sbattere contro il fantomatico muro? Capite a grandi linee queste cause o concause? Come si fa a risolvere il problema per la prossima volta? Semplice, facendo l'esatto opposto di ciò che si è fatto. Ma vediamo alcune linee guida da seguire per la prossima volta in cui affronterete la preparazione per la distanza regina e poi la gara. Partiamo dall'allenamento. Dato che una tabella in ottica maratona può durare anche parecchie settimane. Per preparare al meglio una maratona, gli allenamenti più importanti sono quelli aerobici, il fondo lento, il fondo medio e le uscite a ritmo maratona. Il trucco, tra virgolette, perché in verità non c'è alcun trucco, è di riuscire ad abbassare il livello della soglia anaerobica, così da poter correre più rapidamente a parità di frequenza cardiaca. Ne parlavo meglio in una puntata precedente dall'inequivocabile titolo «Correre più lenti per andare più veloci», che per comodità vi linko anche nelle note. Questo, appunto, si può ottenere lavorando in modo specifico sulla parte aerobica. L'altra tipologia di uscita assolutamente fondamentale per correre bene la maratona va da sé, sono i lunghi e soprattutto i lunghissimi. Pure qua ne ho parlato in modo specifico in un altro episodio ad hoc, pure lui in descrizione. Solitamente si inizia una dozzina, una decina di settimane prima della maratona, magari un weekend sì e un weekend no con questo tipo di allenamento, aumentando gradualmente con la lunghezza dei lunghi. Si crescerà gradatamente, lungo su lungo, sino ad arrivare a 34, 35, 36 km. In rari casi si fa anche qualcosina in più, ma per noi amatori 36 km di solito bastano e avanzano. Quest'ultimo lunghissimo si fa di solito 2 o 3 settimane prima della gara. Ma come dicevo anche poco fa, il ritmo a cui si correranno i lunghi ed in generale tutti gli allenamenti è fondamentale per poi non esagerare nel fatidico giorno. Trovare il giusto passo gara lo so che non è facile, specie per chi ha poche esperienze in maratona e non ha riferimenti precisi dai quali partire. Io consiglio sempre di usare la frequenza cardiaca come riferimento di base, per capire dove possa essere la vostra soglia anaerobica e agire di conseguenza. In alternativa prendete come riferimento il passo medio delle uscite più lunghe, per poi eventualmente aggiustare il tiro strada facendo. Se invece avete già corso delle maratone in precedenza, potete ripartire da lì e vedere di cambiare il ritmo di riferimento in base alla vostra condizione fisica e ad altri allenamenti buoni per ricavare i vostri ritmi. Ce ne sono svariati da questo punto di vista di test da poter fare, alcuni un po' più accurati, alcuni meno.
mi raccomando, in qualsiasi situazione siate umili ed onesti con voi stessi per non scegliere un ritmo che sia insostenibile per le vostre capacità. Una volta arrivati alla gara, altra raccomandazione, non fatevi trascinare dagli altri. Lo so benissimo che viene spontaneo farlo, è una cosa davvero comune e, come dicevo prima, l'ho notata spesso nelle vostre maratone andate così così. E comunque state tranquilli che vedrete che se vi siete allenati come si deve, le altre persone un po' comunque vi faranno andare più forte del previsto, ma non esagerate. Anzi, se riuscite, i primi chilometri correteli pure qualche secondo più lenti del vostro passo gara. State sotto ritmo a inizio maratona, non di tanto, di qualche secondo. Durante la gara dovrete cercare di tenere il passo il più costante possibile, evitando sparate, sorpassi e cambi di velocità inutili per una gara così lunga. Se poi vi accorgerete di averne ancora nella seconda metà o nel finale, vi potrete anche giocare il cosiddetto negative split, aumentando il ritmo. Sarà una bella soddisfazione accelerare e superare le persone quando invece la maggior parte di loro rallenterà. Infine, è giusto fare anche un accenno alla nutrizione, al reintegro e all'idratazione. In apertura episodio dicevo che il muro si becca quando si esauriscono le scorte di glicogeno. Quando queste finiscono, il fisico inizia a fare molta più fatica e inevitabilmente si tende a rallentare il passo. Ovviamente, così come per preparare una maratona sarebbe giusto affidarsi a un coach, per questi aspetti la cosa migliore sarebbe quella di farsi seguire da un nutrizionista sportivo. Tuttavia vi do alcuni veloci consigli pure io. Penso che tutti avrete sentito e magari fatto qualcosa relativamente al mitico carico di carboidrati. In sostanza è giusto mangiare più carboidrati nelle 24-48 ore prima della gara, ma direi soprattutto alla sera prima e alla colazione del giorno stesso. Anche in questo caso comunque non bisogna eccedere. Farsi una settimana di pasta asciutta consecutiva non vi servirà a nulla, anzi vi rallenterà perché presumibilmente ingrasserete qualche chilo più del previsto. Insomma, basta spostarsi un po' di più sui carboidrati solo uno o due giorni prima della gara, con un occhio di riguardo agli ultimi due pasti pre-competizione. Con la cena vi farete il primo carico e con la colazione riempirete il serbatoio anche con ciò che avete perso durante il sonno o durante la notte. A livello di idratazione, di norma è sempre bene bere molta acqua durante il giorno. Lo è a maggior ragione prima della maratona, ma non è necessario scolarsi un litro d'acqua prima di andare alla partenza. Meglio mantenersi ben idratati il giorno precedente e poi bere giusto uno o due bicchieri di acqua prima di uscire di casa. In questo modo il corpo sarà idratato, ma non rischierete la pisciarola durante la maratona. Seppure un pit stop ai cessi chimici prima del via, credo sia consuetudine per quasi tutti noi runner amatori. Anche durante la maratona stessa sarà bene e doveroso reintegrare. In che modo, con che gel, ad esempio, lo saprete meglio voi di me. Sceglierete in base a cosa vi piace, a cosa digerite meglio. Io in gara prendo un gel circa ogni ora, ma non è facile fare un discorso generale perché ognuno è fatto diversamente e poi anche perché ogni integratore ha dimensioni e composizioni differenti. Tuttavia la scienza ci insegna che si dovrebbe reintegrare con circa 20, 50, 60 grammi di carboidrati ogni ora. L'idratazione non dovrebbe mancare neppure durante la gara, magari anche con dei sali minerali. Io, alla maratona di Firenze appena passata, mi sono portato una borraccia soft flask con mezzo litro d'acqua con dentro sciolti i sali minerali e ho bevuto acqua ad ogni ristoro, quindi ogni 5 km. Pure in questo caso la situazione è abbastanza soggettiva, oltre che dipendere dal clima. Ma è sicuramente meglio bere un bicchiere in più del dovuto ai ristori rispetto ad uno in meno per risparmiare quei 4 secondi ma rischiare poi di disidratarsi. In conclusione vorrei solo dire che la maratona, lo so anch'io, che è sicuramente una gara molto impegnativa. È una sfida e un sogno per tanti.
e a volte per inesperienza o anche per errori di sottovalutazione ci si può imbattere nel muro del 30° chilometro o giù di lì. Ma anche una gara andata male non deve per forza essere vista come una sconfitta vissuta male, ma deve essere piuttosto accettata, analizzata e guardata come un nuovo punto di partenza per imparare dai propri errori e per affrontare una nuova sfida con maggior consapevolezza. Gli errori e le cadute fanno parte anch'esse di un percorso di crescita. È successo a me, è successo ai professionisti, può capitare anche a voi. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Però è giusto essere umili ed analizzare con occhio critico cosa è stato fatto per poi non sbagliare la prossima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata, se ci sono altri errori comuni durante la maratona. Mi trovate sempre su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani. Vi invito anche ad iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al progetto 30 giorni da runner. Trovate il link nelle note dell'episodio. Infine, vi invito a seguirmi su Instagram e iscrivervi al canale Telegram, che sono le due piattaforme per rimanere un po' più aggiornati su tutti dietro le quinte. Pure per loro trovate i link nelle note dell'episodio. Direi che per oggi è veramente tutto. Cari runners, adesso non vi resta altro da fare che trovare la vostra prossima maratona ed iscrivervi. Ci sentiamo alla prossima puntata!